Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro quarto appuntamento di Once Upon a Time. Oggi, come sempre, avremo degli ospiti straordinari, li vedete già tutti qui insieme a noi. Voglio intanto salutare, prima di tutto, il mio fantastico ufficio stampa, Fiorenza Gherardi De Candei. Ciao, ciao Fiorenza, buon venerdì. Volevo ringraziare sempre, come faccio sempre, il nostro pubblico che ci segue da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Giappone, dall'Europa, da tutto il mondo. Siamo molto contenti, siamo molto felici perché questa rubrica sta avendo veramente un grande successo e speriamo di essere per voi sempre di grande stimolo e di grande ispirazione grazie alle testimonianze dei nostri grandi ospiti. Allora, come potete vedere, volevo dirvi, fate come fate ogni settimana, mettete i like, fateci vedere che ci siete, fate domande ai nostri artisti, quindi sentitevi liberi di fare qualsiasi cosa vogliate. Riuscite a sentirmi? Riuscite a sentirmi, sì? Fiorenza, Dado, Paolo? Sì, noi sì, bene. Molto bene. Perfetto. Forte e chiaro. Ecco, ci siamo. Allora, faccio una cosa, abbasso qui il volume. Eccoci, perfetto. Allora, sono emozionatissima questo pomeriggio per presentare i nostri ospiti. Allora, comincio con il primo. Io ho qui tante note che abbiamo preparato, io e Fiorenza, per presentare ognuno di voi, ma non bastano perché avremmo bisogno di giornate intere. Vabbè, comunque cercherò di fare il mio meglio. Allora, lui è un grandissimo pianista, mamma mia, io lo adoro sentire suonare. Ha suonato con tantissimi musicisti, tra i più illustri del panorama jazzistico e non solo. Allora, vediamo qui. Ha collaborato con Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis, Freddie Hubbard, Tom Harrell, James Moody, Johnny Griffin Trio, con Ron Carter, Ray Brown, Lewis Nash, Buster Williams, Billy Cobham e tantissimi altri. E poi, oltre ad essere un grande pianista, è un grandissimo uomo, un galantuomo, una razza in via di estinzione, è stato un collega preziosissimo al Conservatorio di Alessandria e oltre ad essere un grande uomo è un gran simpaticone, cioè come le racconta lui le barzellette, ragazzi, non le racconta nessuno, è un grandissimo. Signori, sono felice di presentare questo pomeriggio a Once Upon a Time il grande Dado Moroni. Ciao Dado! Ciao, ciao a tutti! Ciao Dado. Come va? Benvenuto e grazie! Grazie a te, grazie a voi! Grazie. Allora, prima di raccontare le nostre testimonianze, vi presento gli altri due illustri nostri ospiti. Abbiamo lì in fondo, vedete, un grandissimo arrangiatore, un grandissimo compositore. Il mio maestro di jazz, Salvatore Bonafede, più di 20 anni fa mi diceva: Cettina, devi studiare composizione con Paolo Silvestri. Ma io avevo a malapena poco più di 20 anni e facevo: ma dove lo becco Paolo Silvestri che sta a Genova? Fatto sta, poi lo incontrai dopo qualche anno, collega al Conservatorio di Alessandria, e per me fu una grandissima gioia per me insegnare al Conservatorio di Alessandria con un gigante come Paolo Silvestri. Tutti lo conoscete, sapete tutti chi è. Lui è un pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, una delle figure più illustri del nostro panorama musicale. Da anni sperimenta l'incontro di linguaggi differenti, coniugando il jazz e la musica contemporanea con le tradizioni musicali popolari di tutto il mondo. Ha realizzato numerosi progetti con le più importanti orchestre sinfoniche, componendo e arrangiando musiche per importanti musicisti come Enrico Rava, Gato Barbieri, Jimmy Cobb, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Kenny Wheeler, John Taylor, Kenny Warner, Tony Scott, Javier Girotto, Enrico Pierannunzi, Roberto Gatto, tantissimi musicisti e anche tanti celebri cantanti come Ivano Fossati, Elio, Sergio Cammariere, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Barbara Casini, Peppe Servillo e Maria Pia De Vito e tanti altri. Signori e signori, è un onore per me questo pomeriggio avere con noi Paolo Silvestri!
Ciao grazie. Paolo, grazie di essere con noi, che bello. Grazie. Grazie delle tue parole, grazie tantissimo. Grazie di aver trovato il tempo, di aver ritagliato un po' di tempo per noi. Veramente ne ho tantissime in questo periodo, cioè nella pandemia si è azzerato tutto, per cui sono spesso molto molto libero. Avevi prove però, mi avevi detto. Sì, oggi fortunatamente avevo prove che comunque in questo periodo purtroppo è raro, no? Nel senso, dopo quello che è successo le cose sono modificate, no? In questi mesi, lo sappiamo sì. Per tutti, lo sappiamo tutti. Infatti. Allora, lasciate che vi presenti il nostro terzo ospite. Lui è considerato come il principale vibrafonista del genere e uno dei compositori più intraprendenti di oggi. Docente al Berklee College of Music nel campus di Valencia, Spagna, è musicista di spicco nel Latin Jazz e ha collaborato con grandissimi artisti come Paquito di Rivera, Danilo Perez, Antonio Sanchez, Ellie Konitz. Signori e signori, ho il grande piacere di avere ospite qui questa sera il grande Victor Mendoza! Thank you, Victor. Grazie. Thank you for being here. Hola. Thank you. Such a great pleasure having you here with us. Grazie. So, we will do this. Ok ragazzi, noi faremo questo. Parleremo in italiano con i nostri amici italiani, parleremo in inglese with our friend in Spain. E quando Victor parlerà, io cercherò di tradurre, sperando di esserne capace. When you will talk in English, I will try to translate. Hopefully I will be able to translate everything, okay? Only the clean words. Ok, so let's start. Allora, cari amici, raccontateci una storia che secondo voi è stata importante perché ha dato una svolta alla vostra carriera professionale. Possiamo cominciare da Dado? Sì, allora mi sentite? Perfetto. Sì. Sì. Dunque, ce ne sono state tante, diciamo, forse quella che è stata più importante, quella che mi ha veramente portato a cambiare binario e decidere di fare questo nella vita. Io ho sempre suonato, però pensavo che la musica sarebbe stata mi piaceva tantissimo, però era impensabile fare il musicista professionista alla mia età in Italia, venendo da una città come Genova, così. Quindi io in realtà studiavo giurisprudenza e pensavo che avrei fatto musica on the side, no? E invece vado, come si dice, Gianni Basso, con il quale io comunque suonavo ogni tanto, mi chiama per suonare con Gillespie, con Dizzy Gillespie. E allora, come si dice, facciamo questo concerto, lui non viene alle prove, Dizzy non viene alle prove, si presenta al concerto un po' appesantito perché ci eravamo mangiati, lui si era mangiato un chilo di pasta e una un'oca intera, perché pensava che fosse solo per lui, quindi è arrivato più all'ultimo secondo, è salito sul palco senza prove, senza niente, e mi chiede i suoi pezzi, no? Mi dice: conosci Con Alma? Dico sì, e la suoniamo. Conosci Woody New? Sì, e la suoniamo. Conosci Out? E la suoniamo. Insomma, Night in Tunisia, tutti questi pezzi. E poi mi guarda, viene vicino a me e fa: ma com'è che sai tutti i miei pezzi? No? E gli dico: amico mio, sono studi al book tutti, no? Però lui forse... E quindi era stupito che io conoscessi tutti i suoi pezzi. Dopo il concerto, quando appunto mio padre era con me, perché mio padre è sempre stato il mio più grande fan, e poi mi accompagnava, voleva stare con i musicisti, insomma. E... Di fronte a mio padre, mi fa: ma tu cosa fai nella vita? Cioè, suoni? Dico: no, io in realtà dico, studio legge. Lui fa: legge? E perché? Perché? Dico: ma no, lascia perdere, ci sono
troppi avvocati mediocri e non abbastanza bravi pianisti. Tu devi fare il pianista. E io mi giro subito, ho sentito papà, l'ha detto Gillespie, devo fare il pianista. E da lì veramente è stata veramente la svolta. Cioè, da quel giorno ho capito che avrei potuto fare questo proprio per vivere. Già comunque facevo qualche concertino, sì, guadagnavi qualcosa, eccetera, eccetera. Ma il fatto che me lo dicesse di Gillespie, con il quale poi mi sono incontrato altre volte, sempre incoraggiato tantissimo, abbiamo suonato altre volte insieme, però quella volta forse è stata quando io sono andato a dormire quella sera, ho pensato veramente che avrei scelto questa vita, perché non c'è niente di più bello che suonare i pezzi di Gillespie con Gillespie. Cioè, alla fine è come, capito, fare una jam session con Mozart suonando le sue cose, cioè, è la stessa cosa, non è la stessa cosa, cioè, poi molti inorridiranno, però secondo me quello che ha lasciato questi personaggi, Charlie Parker, Gillespie, nel secolo, nel Novecento, nella musica ha un'importanza fondamentale. Esattamente. Dado, quanti anni avevi quando hai conosciuto Dizzy? 22. Eri giovanissimo. 22 anni, sì, 22 anni. E me la facevo sotto, la verità, però alla fine lui aveva un'umanità tale che mi mise subito a mio agio, no? E dopo due pezzi era come se avessimo sempre suonato insieme. Bellissimo. Sì. Poi comunque ero con amici, ero con Gianni Basso che mi faceva un po' d'angelo custode che conosceva, quindi Gianni è sempre stato un papà, no? Sia musicalmente che anche umanamente per certe cose. Quindi, diciamo, avevo le spalle coperte, c'era mio padre tra il pubblico, l'altro papà, il padre putativo sul palco, e c'era Gillespie, chi mi poteva fare? Non mi poteva succedere niente, dai. infatti. Allora qui abbiamo i nostri primi commenti. Mimmo Campanale, grande Dado, abbracci. Poi abbiamo Pat da Boston. Cetti, sto andando in barca a vela, vorresti raggiungerci? Pat is a great friend for me and he lives in Boston, Victor, and he's a piano player. Poi abbiamo Marco Pacassoni, yeah, and just wrote a message for you, Victor. Ciao Victor, my friend. Yes. Ciao Marco, grazie di guardarci. Poi abbiamo Raffaele Califano che saluta tutti quanti e ci augura buon pomeriggio. Grazie. Allora, Paolo, raccontaci invece la tua storia, la storia che ha cambiato la tua vita professionale, la tua vita artistica. È difficile per me parlare di un episodio soltanto, perché sono, appunto, come diceva Dado, sono stati tanti, è molto difficile individuare un episodio, anche perché io ho impiegato parecchio tempo a capire e ad accettare il tipo di ruolo che volevo avere nella musica, nonostante lo praticassi da sempre, cioè che fondamentalmente è starmene chiuso in casa a scrivere musica. Cioè, di fatto, la cosa che io adoro di più è stare chiuso in casa a scrivere. Per cui per me, quando è arrivata la pandemia, ho detto, ma io veramente, ragazzi, sono abituato. Anzi, era già 3 mesi che stavo chiuso in casa, perché quest'anno sono stato chiuso in casa da ottobre fino alla fine di gennaio per scrivere un pezzo sinfonico, e poi mi sono collegato direttamente con la pandemia, ho continuato a stare in casa. Per arrivare a questo, ho fatto tante esperienze musicali di tanti tipi, no? E avevo una grande fissazione, cioè arrivare a un certo punto che mi dessero un'orchestra. Io volevo avere un'orchestra, cioè quando capiterà questa cosa? Cioè, ho fatto tanti mestieri vicini alla musica pur di stare vicino all'orchestra. Cioè, ho fatto l'assistente alla regia nelle opere per stare vicino alle orchestre sinfoniche, perché volevo imparare come suonavano tutti gli strumenti, come si faceva ad impastare i suoni. E quindi devo dire, ci sono stati, e per fare questo, diciamo, io non sono stato soltanto legato al jazz, sono stato legato a tanti generi musicali che continuo a vivere come paritetici, cioè non identifico in un genere soltanto. L'importante per me è scrivere, e quindi può accadere in tante direzioni.
L'episodio però che mi hanno cambiato la vita, diciamo che legato al jazz, è stato l'incontro con Enrico Rava. Nel senso, per me Rava era un grandissimo mito. Io andavo a vedere i suoi concerti quando ero ragazzo e per me era, diciamo, un personaggio molto particolare, italiano, che aveva delle caratteristiche anche secondo me di invenzione musicale. Cioè, è stato una delle prime figure che possiamo legare al jazz italiano, nel senso di un prodotto veramente originale dell'Italia, no? Con un grande legame con l'America, ma comunque con delle caratteristiche assimilabili alla tradizione del nostro paese. E casualmente io appunto suonavo con una big band genovese, lui capitò, questa big band si chiama Bansigu, che c'è ancora adesso, lui capitò come uno dei numerosi ospiti che venivano qua con questa orchestra, e praticamente alla fine della prova mi propose di fare un lavoro che era una cosa per me incredibile, che siccome appunto io facevo teatro, mi interessava la musica classica, mi interessavano tanti generi musicali che avevo studiato sia in conservatorio ma anche proprio come passione, e ovviamente mi piaceva molto il jazz e lo suonavo, e lui mi proponeva di fare praticamente un'opera jazz in teatro con un'orchestra sinfonica che avevano commissionato a lui, che si chiamava Ragazzi Selvaggi, dove lui non poteva neanche andare a suonare perché doveva andare in Cina in una tournée. Per cui non solo gliel'avevano commissionata e lui mi diceva: io non sono capace a farla, quindi ho bisogno di qualcuno che la faccia al posto mio. Nel senso, tecnicamente lui è molto capace di scrivere i pezzi, no? E lo spaventava l'aspetto, diciamo, sinfonico, no? Ma poi bisognava seguire tutte le questioni teatrali, cioè tutto il montaggio. Era un grande balletto, era, che raccontava la storia della Beat Generation, e quindi era un balletto proprio con una storia, no? E il solista a posto suo era Tony Scott, ha chiamato Tony Scott al posto suo, e io mi sono ritrovato. Avevo già fatto delle esperienze sinfoniche meno serie, infatti voglio accennare anche a queste cose, qua. Questo però per la prima volta mi trovo in teatro dell'opera a seguire, cioè dovevo organizzare tutto, perché appunto aveva scritto i temi, poi ha detto: guarda, devi fare tutti gli arrangiamenti, ma devi pensare anche a tutto l'aspetto teatrale, no? Quindi tutti i legami con i tempi della danza. Questo deve durare 2 minuti e 3, e questo deve durare 5 minuti e 20 secondi. Cioè è stato, diciamo, un'immersione totale, pazzesca, dove ero anche impreparato tecnicamente. Ho dovuto risolvermi dei problemi proprio pratici, fare come organizzare le parti, come mandare i brani per tempo. Era essere dentro una dimensione che era sinfonica, ma era jazz, ma era teatro moderno, ma era danza, insomma c'era tutto dentro. E questo era stato preceduto da un altro episodio invece molto meno lirico di questa cosa, che però lo voglio citare perché voglio metterle insieme queste cose. Io avevo già avuto delle esperienze sinfoniche e una la devo citare perché è troppo buffa, ed è praticamente la prima volta che ho avuto un'orchestra sinfonica, invece è stato per un film che si chiamava Peggio di così si muore, che era un film comico fatto da... Io amo molto i comici, sono molto amico dei comici. Oggi ho finito una prova con Bisio prima di venire qua, cioè perché io non potrei vivere senza avere un rapporto anche con i comici. E quel film lì, Peggio di così si muore, era praticamente... Il titolo lo potrei applicare alla storia di come abbiamo fatto quella colonna sonora, cioè tutte le disavventure, tutte le cose che potevano succedere in una prima un primo film di questo gruppo, che erano i Bronkowitz, dove c'era Crozza, dove c'erano questi Dighero, Cesena, la Carla Signori, insomma tutti questi attori che io amavo, comici.
mi avevano messo dentro questo film, che era un primo film anche per loro, e per realizzare questa colonna sonora è successo qualsiasi cosa, siamo riusciti ad arrivare in fondo, ma è successo qualsiasi cosa, tipo non so, sbagliare il numero delle giornate di registrazione, sbagliare le parti, qualsiasi cosa che potete arrivare in sala di registrazione, mancano le tracce, abbiamo dovuto ricostruire una cosa rocambolesca incredibile su cui potrebbe essere costruito un film, e ho un ricordo veramente anche di divertimento, perché l'abbiamo presa tutti in ridere e siamo arrivati poi in fondo, e invece poi il film andò benissimo, e quella per me fu però il battesimo della relazione con un'orchestra sinfonica, quindi invece quello di Rava invece fu un battesimo reale, invece in senso artistico, proprio perché avevo la possibilità di lavorare appunto sui temi di un grandissimo musicista che io adoro, che Enrico per me è straordinario, anche come compositore di brani, anche come compositore di pezzi. Sì. Grazie Paolo, grazie. Allora, qui ci sono altri messaggi, tanti ascoltatori che ci stanno mandando dei messaggi, come Francesco Frenzi Pastorelli, chiedo venia per il ritardo, ho sforato, nessun problema, anche noi abbiamo cominciato 5 minuti di ritardo, poi Ninni Bruschetta, brava la presentatrice, grazie Ninni, molto bene. Allora, Victor, sì. Hi. Tell us about a story that changed your life. I was listening to Paolo, and it's so many similar things, you know. Yeah. My parents were divorced when I was very young, and probably what changed my life was when I met my father again when I was about 11 years old. Mm-hmm. And I came to the United States, went to the United States, but what I was not prepared for was for the amount of music that would surround my life. And as Paolo said, you know, one of the things that happened to me is that it was not one thing, it was many things that happened. And it just kept enriching my life, one after the other. But I would have, it was because he painted also, he was a painter as well as a guitar player. He studied in Madrid with Narciso Yepes, and he established himself as a great classical guitar, and well, actually, and jazz. The thing is that through him, I met many great players also, such as Johnny Smith. You probably know who he was, great guitar player. And along the way, what I learned from him was how to listen and what to listen for. And that, I think that was like the beginning of everything. So I think I learned at the same thing, like with my mother. My mother taught me to observe colors and to be very sensitive. And those are, I think, the things that I found when teaching that are so important. Yeah. And the other day I hung out one of my father's paintings, which I had in another wall. And when I put it like this, all of a sudden it made sense to me, because I thought to myself, These are the colors that he saw. Now I understand. And it's one thing that I try to tell students, that it's so, so very important to listen to music from all over. And one of the things my father would always say, I mean, he loved like Italian music. He went to Italy, I don't know how many times, because he loved Italy. And, you know, of course, you know, so I've learned to Italian songs, Verdi, everything from Verdi to Bruno, Bruno Martino. Estate. Yeah. Yes. Incredible melodies. So my father always said, he always say, go to the culture, see what makes them love, see what makes them feel. So yeah. Obviously, Italian, being Italian, you know, is one place. Same thing with our own heritage, Mexican heritage. Yeah. So many places. Slowly, what happened to me was that my love to all these different musics, I've had the honor, the pleasure, the
somebody who was very important to me, Claudio Roditi. We played together for a few years, and through him, Danilo Perez used to be my piano player at that time, you know. Still, and Ermeto Pascual was there, and then he said, "Oh, Vito, you know, come to my house." So I, you know, so I went over there. He said, "I wanted to meet you," and I'm going, "Why?" You know, he says, "You're a vibraphone player. You play jazz. You play this." So, and I sat down, piano and piano, you know. And then he asked me. He says, "Where did you learn that?" And he said, "From you, from your albums, from your describing, you know." And so. And then the same thing when I met Tito Puente, you know, he called me, he was in Boston, says, "I wanted to meet you also, you know, and I wanted to," and I had a book full of questions for him, you know, because it was like, you know, and the thing is, all in all, you know, all these musicians have meant so much to me. I mean, it's a long list as well, and with whom I played, you know, been on stage with them and just getting to know them. Giovanni Hidalgo, Egi Castillo, Horacio Negro, these are the younger guys. And then also the older generation where I learned so much from them. Yeah. Getting to meet Stan Kenton and being in front of Stan Kenton and then talking to him and hearing the band, studying with his musicians. And eventually I played with some of them, playing with Bobby Shu and all these other people. And so it's again, like Paolo said, you know, there are many things that continue to change my life. Right now, I've been playing with Daniel Binelli. I don't know if you know him. Fantastic bandoneon player who used to work with Piazzolla. Yeah. And we have a quartet doing tango jazz also, you know, it's like, and all these things, you know. But so that's why I keep saying that I go back to the initial time when my father taught me to be more sensitive to everything. Yeah. To be open to allow things to come into my heart. Yeah. Thank you, Victor. Thank you. So, I'll try to translate. Victor ha detto che, così velocemente, Victor ha detto che quando era ragazzino i suoi genitori si erano separati, avevano divorziato e lui incontrò il papà soltanto 11 anni fa. E diciamo che per lui questo evento, che è stato un po' disagevole ovviamente, forse è stato importante per cambiare la sua vita, perché è riuscito a circondarsi di tanti tantissimi musicisti e ne ha nominati alcuni come Paquito, Tito Puente, Horacio, El Negro Hernández. Questo distacco che lui ha vissuto da piccolo gli ha dato la possibilità invece di sentire di più i sentimenti, no? That's right, right? Yeah? Victor? Yes. Yeah. Okay. That's a great story. Thank you, Victor, for sharing this with us. Thank you very much. Thank you. Adesso abbiamo la penultima domanda per voi, ragazzi. Allora, voi siete... Scusatemi se vi chiamo ragazzi, nel senso è molto confidenziale. Grazie! Grazie! Chiamami ragazzo, ti prego! Allora, voi siete dei personaggi pubblici, tutti sanno chi siete, tutti vi conoscono, tutti vorrebbero essere Paolo Silvestri, Dado Moroni e Victor Mendoza, però io credo che ognuno di noi, anche se si sente soddisfatto della propria carriera, ognuno di noi ha un sogno nel cassetto, qualcosa che vorrebbe fare e che magari non è riuscito ancora a fare, ma se dipende da noi, cioè perché dipende solo da noi, riusciamo a fare questa cosa. Allora, per voi Dado e Paolo e Victor, qual è questa cosa, questo sogno nel cassetto che vorreste realizzare? What is this secret wish that you wanna realize? Let's start from Dado. Wow, è una domanda. In realtà, sai, io sono una persona con delle aspirazioni abbastanza semplici. Cioè, il sogno nel cassetto, sì, ce n'avevo uno che purtroppo è svanito, perché io avrei voluto, e qui si dice, magari avrei chiesto aiuto a Paolo, mi sarebbe piaciuto fare un disco di melodie di Thelonious Monk.
bellissimo. Però suonate da ornette con l'orchestra. E niente, non è potuto succedere, allora mi accontento di Sonny Rollins, però anche lui si è... No, ma in realtà, guarda, veramente, mi reputo una persona fortunata, sto facendo un lavoro, nonostante questo periodo qua sia allucinante e surreale per tutti, però faccio un lavoro che mi piace, suono la musica che amo, e mi piacerebbe, non lo so, mi piacerebbe continuare a poter fare questa cosa per sempre, e mi piacerebbe, con un sogno, ma non mio, sarebbe il sogno, sarebbe quello di riportare la musica bella, non solo il jazz, perché un segreto secondo me è quello di la musica di qualità, è di qualità e basta, la musica bella, riportarla in televisione, riportarla in radio a orari normali, cioè non che... Capito? Questo sarebbe, se succedesse questo, dato che succede in tutti gli altri paesi europei, voglio dire, io ti racconto questo episodio, qualche anno fa, ma non tantissimi, ero in Francia, stavo partendo, ero in questo albergo a Toulouse, che era un albergo vicino all'aeroporto. Allora, quando si suonava in quella zona, nella zona del sud-ovest francese, di solito i musicisti venivano messi in questo albergo qua vicino all'aeroporto, che è tra l'altro un albergo molto bello, con una fantastica brasserie, con delle bistecche fantastiche, una piscina, quindi c'erano tutti i comfort pazzeschi. E il mio volo non partiva fino al pomeriggio, però erano stati carini quelli dell'albergo, dato che non era l'albergo pieno, ma avevano detto che potevo stare fino a quando non partisse il mio volo, no? Quindi nonostante, diciamo, l'orario del check out fosse a mezzogiorno, io rimasi fino alle 4, così. Quindi mi godetti la bistecca innanzitutto, e poi tornai in albergo, un po' alla piscina, eccetera eccetera. In camera, mentre chiudevo la valigia, accendo la televisione e faccio una carrellata e vedo Toots Thielemans in quartetto. Questo alle 3 del pomeriggio, Toots Thielemans. Poi giro e c'era su un altro canale un documentario sulla vita di Count Basie, e poi un concerto di Michel Petrucciani su un altro canale. Questo qua alle 3 del pomeriggio, in un giorno infrasettimanale, cioè ho fatto. Poi accendi la radio, sono... Sarebbe bello che questo succedesse anche da noi, vuol dire, no? Questo è un sogno, che è un invito che faccio, perché la musica bella, se la fai sentire, piace. Io sono, secondo me non è bello ciò che piace, ma è bello ciò che è bello. Esatto. Poi è bello anche ciò che piace, però ciò che è bello e sta bene. Infatti, vero. Grazie. Insegnano le radio, che fanno passare tanto, tanto, e lo fanno passare poi per bella musica, proprio perché lo passano tanto, no? Quindi... Vabbè, ma sai, furia di lavare il cervello alla gente, però secondo me se tu metti di fronte, è come dire che sei una persona abituata a mangiare il minestrone fatto non dalla nonna, ma fatto nella lattina, no? Quello che scaldi e te lo mangi. Sì, è buono, è carino. Poi, se però fanno assaggiare il minestrone della nonna, quelli non lo comprano più, hai capito? E quindi è un discorso lungo, lo faremo un giorno. Grazie, Dado. Paolo, raccontaci il tuo sogno nel cassetto. Ah, voglio dire, anche questa cosa qua è un'altra domanda estremamente difficile, perché infatti da una parte mi verrebbe ogni tanto da rispondere, ma voglio farmi l'orto e coltivare i pomodori, o tipo diventare molto ricco, comprarmi una casa al mare in un posto pazzesco, a parte queste cose qua che sono battute ma hanno anche un aspetto reale, quello che penso è una cosa molto simile a quella di Dado, cioè diciamo, tutto sommato, io ho avuto una fortuna nella vita, che è quella poi di realizzare già un sogno che per me, vi ho detto, è proprio quello di scrivere. Cioè, io ho capito che se qualcuno mi dice scrivimi una cosa, io sono felice,
E questa cosa, io sono felice anche di scrivere cose diverse, cioè sempre cose diverse, cioè nel senso, non vorrei, il vero sogno nel cassetto che io ho è che non si spenga mai quella curiosità e quell'interesse, quel modo di giocare che è, non so, vado in un posto, faccio un viaggio in Brasile e mi innamoro di quelle cose lì e sto un anno impallato su quella cosa e scrivo un sacco di roba su quello e conosco delle persone che mi dicono perché non mi scrivi una cosa che non voglio che si interrompa questa cosa, no? Se si fermasse io sarei infelice, anche perché devo dire la verità, io scrivo praticamente solo quando me lo chiedono, quasi, nel senso che la scrittura musicale è legata alle relazioni con gli altri. Quindi tendenzialmente mi può accadere anche, se mi dovessi descrivere da bambino, io potevo essere uno che, se gli dicevi fai un po' quello che vuoi, mi ghiacciavo, rimanevo così, non sapevo cosa fare. Se uno dice vieni a giocare a pallone, cavoli, vengo subito, no? Cioè, basta che essere coinvolto, no? Perché sennò da solo, che me frega, io voglio fare le cose in relazione con gli altri, no? Quindi che non si interrompa mai questo aspetto. E sono esattamente come Dado, però, esattamente come Dado, se dovessi pensare ad un sogno invece di una cosa che mi frustra, è la relazione della musica con la nostra società. Cioè io vorrei che si capisse che la musica è una necessità umana, cioè è una necessità, cioè non è una cosa, cioè noi abbiamo capito in questi giorni quanto è importante la sanità, no? Sì. Ecco, la sanità è importante perché se uno non la cura, la gente senza musica. Sono sicuro di questo. La musica è una cosa che ha permeato la vita di tutte le persone nei secoli, nei millenni. È necessaria, serve per divertirsi, serve per pregare, serve per pensare, serve per consolarsi, serve per tantissime altre cose. La relazione che la musica ha con la nostra vita, che ci fosse un cambio. È successo qualcosa, eh? Yeah. Musica, cioè, non dico, scusate, non dico, musica. C'è un ritardo forse. Sì. Eccoci, ci siamo? Era caduta la linea, cioè era caduta la linea e non riuscivo più a connettermi, adesso si è riconnesso da capo. Scusatemi tanto. Allora, scusa se ti interrompo, Cettina. Sì. Cettina. Mi senti? Se ogni tanto mi vedete sparire è perché sono in cucina, perché sono da solo e sto facendo da mangiare al mio bimbo. Non c'è problema. Vi ascolto. Tranquillo, tranquillo. Io ci sono sempre. Viva la vita reale. Scusate l'interruzione, scusami l'interruzione. Nessun problema, Dado, nessun problema. Stavamo parlando di quanto sia importante la cultura della musica nella nostra società italiana. È forse, non forse, anzi siamo sicuri, possiamo dirlo a voce alta, che probabilmente, anzi sicuramente, l'importanza della cultura musicale in Italia forse viene un po' troppo sottovalutata. E quindi, grazie a questi ospiti che ho qui oggi, facciamo un appello. Dateci un po' più di bella musica, agli orari quando tutti siamo svegli, grandi, piccini, anziani, meno anziani. Non ci date bella musica soltanto nei programmi destinati alla musica. La TV istituzionale è fatta di bei programmi, bellissimi, ma arricchiteli con la musica di qualità, perché la musica cambia il cuore delle persone, la sensibilità delle persone. La musica ci aiuta ad essere più tolleranti. Questa è la prima cosa, perché la musica si fa con altri musicisti che vengono da altre parti del mondo, e questo ci
fa essere anche più tolleranti, ci fa proprio scardinare la nostra mentalità, certe sovrastrutture che abbiamo quando suoniamo con musicisti di altre culture, queste sovrastrutture si scardinano, cadono, perché ciò che conta è quello di stare insieme e stare tutti insieme per un obiettivo comune, cioè quello della condivisione, e in questo caso della condivisione musicale. E questo è un bellissimo sogno che se si realizzasse sarebbe una gran bella cosa veramente. Grazie Paolo e grazie Dado per questo vostro contributo. Grazie. Victor, so tell us about your secret wish, something that you can realize, that it just depends on you. That's a very interesting question, because I it seems that many of my dreams have come true, but many of my wishes have not, and they usually have to do exactly with what Paolo was saying, you know, that having a situation where musicians can make a living as normal people, I would say, you know, to actually get compensated for what they do, you know, because I don't understand why some people don't value it as much. Yeah. And yet they go home and the first thing that they do to relax, to be at peace, is to put on music. And that's so very, very important. So one of the things that I keep dreaming about is to create more music, to be able to perform with orchestras, but to hire local musicians. Yeah. To perform with me, because to me I've always thought of this as going to somebody's garden, taking the flowers and giving it to them. Yeah. You know, and the reason, again, you know, is to be able to share music. But I think it's so very important for people to know their own musicians, their local, you know. There is a negative sense when the people say this is local. Yeah. But we're all local wherever we live, you know. That's one thing. And the thing is that I see so many young musicians that are so lost. And the fact is that I expect or young people, that if they have music in their life, it doesn't matter what they do, whether they become engineers, doctors, whatever. It's so special. I have to tell you a very funny story. One night, Paquito Rivera and I had finished playing a concert, and we were sitting in the car, and he was hysterical. He was laughing so hard. I don't know, we had a little bit of wine, but we were laughing. And he said, you know, Victor, think about our life. He said, our life is, if I want to go and play with Paolo, you know, Paolo's playing in that, you know, beautiful club over there, I'm gonna go and sit in and play with him. A doctor cannot say that. He cannot say, Dr. Gonzalez over there is doing, you know, some heart transplant. He can sit in, you know? Is that the same thing? Yeah. So, but it's one of those things, you know, that is sharing. So for me, my dream is to actually take on a larger project, to be able to Thank you, Victor. So now are just almost at the end of our show. Let's call it show. Guys, please give us some advices for young talents that wanna do your job. Dateci dei consigli per i giovani talenti che vogliono intraprendere la stessa vostra strada professionale. Cosa potete dire ai giovani talenti? Vai Dado. Farlo con il cuore. Oggi soprattutto, e tu lo sai, voglio rendi conto di chi lo fa per cuore e chi lo fa per sentirsi
è bello per sentirsi forte, no? Ci sono certe cose che magari può essere trendy fare una cosa del genere. Secondo me bisogna fare tutto per cuore, prendere la musica tutta, ascoltare. Io sono un jazzista, più jazzista, cioè, io non so fare altro che jazz, però so ascoltare, mi piace ascoltare tutti i tipi di musica, cioè prendo continuo ispirazione da qualsiasi genere, ogni cosa, io trovo qualsiasi cosa, qualche ispirazione per suonare, mi vengono delle idee ascoltando tanta altra musica, jazz, anche jazz ovviamente, non avere preclusioni. Cercare di investire, anche se può costare un po' di soldi, però è un investimento che abbiamo fatto tutto. Cioè, fino a quando ci sono i musicisti vivi, che sono, io forse siamo stati fortunati, perché io e Paolo siamo più o meno della stessa generazione. Noi abbiamo più visto giovane, sei più giovane. Di pochissimo, di qualche settimana, cioè, vabbè. Vabbè, comunque abbiamo visto. Ma tanto forse si parla di 35 anni comunque, non di più, 35. Sì. No, però cioè, ti ricordi, cioè, vuol dire, noi siamo riusciti a vedere nella nostra gioventù dei personaggi che hanno creato questa musica. E quindi se Airlines. Airlines. Airlines a Genova, te lo ricordi? Al Margherita. Al cioè. Margherita. Io avevo sì. Tipo 13 anni, non lo so, cioè, io 11, oddio, ho 10. C'è una roba incredibile. Airlines, ma cioè, capito, questi personaggi, quindi quando un giovane vuole intraprendere queste strade, secondo me, fino a quando ci sono questi maestri vivi, il suono che tu senti non sarà mai, cioè, il suono del disco è bello, anche registrato benissimo, ma il disco non rende mai l'idea, prima sentivo Tito Puente, no? Io ho sentito le prove di Tito Puente, il concerto di Tito Puente da vicino, perché eravamo tutti insieme nello stesso albergo, quindi abbiamo scherzato, sono andato alle prove, mi sono messo vicino al vibrafono e vicino alla band, e sentire quel suono, sentire il suono di George Shearing, che suona il suono di Stan Getz, è impagabile, costa un po' di soldi perché dovete andare a spendere e andare a pagare l'ingresso al locale, è un investimento. Università costruita. Quindi cercare di capire questo, perché il suono non era solo dello strumento, il suono di Elvin Jones alla batteria era il suono che aveva lui. Quando Elvin Jones dava una manata su una sedia, sembrava Elvin Jones, non era una manata qualsiasi. Era, è questo. Quindi i giovani devono ascoltare tanta musica, praticarla, ascoltare secondo me molti strumenti al di fuori del loro, perché molti strumentisti nella storia ci dimostrano che. Ad esempio Don Byers cercava di suonare come Art Tatum sul sassofono, Earl Hines imitava Louis Armstrong, Kenny Dorham cercava di suonare come i sassofonisti. Secondo me è bello anche cercare di capire come funziona un altro strumento che ti toglie un po' dalle cose particolarmente dello strumento che suoni. Tipo, ci sono, se ascolti solo pianisti ci saranno delle cose molto pianistiche che fai e magari non riesci a sviluppare un modo per creare una frase ad ampio respiro come può essere quella di un sassofonista, di un trombettista. Quindi ascoltare tanta musica, farlo con amore, divertirsi, il momento in cui tu non ti diverti vattene e rispettare gli altri musicisti sul palco. La cosa bellissima è che cercare di veramente ascoltare quello che il musicista ti dice, perché ti può arricchire in maniera incommensurabile. Esattamente. Grazie Dado, grazie, grazie. Dado, ascolta, devi andare? Devi andare col piccolo? O... No, no, guarda, sono qua che sto cercando, sto vedendo come stanno funzionando i pelati adesso. Perfetto, d'accordo. Sentiti libero di andare via quando vuoi, tanto noi stiamo finendo. Io sto qua, se ogni tanto sparisco, sai che sto controllando i pelati. Perfetto, va bene. Paolo... Allora, dacci qualche consiglio per questi ragazzi che in questo periodo di pandemia hanno avuto più dubbi del solito. I dubbi ci sono stati sempre, però in questo periodo di pandemia sono stati ancora più dubbiosi. Qualcosa che li possa stimolare e dare sì. Coraggio, ecco, speranza.
Allora, voglio dire una cosa legata a quello che ha detto Dado, che ha detto una cosa molto bella, cioè il consiglio di, per esempio, di non legarsi soltanto al proprio strumento, no? E per esempio ascoltare tutti gli altri strumenti, se suoni il pianoforte ascolta anche i chitarristi, ascolta anche i trombettisti, ascolta anche i sassofonisti. Questa è una cosa molto importante che si lega alla passione che ho descritto prima, cioè che la passione dell'inventare musica, perché i jazzisti non se lo vogliono dire, ma i jazzisti sono dei compositori estemporanei, cioè la differenza che c'è tra un musicista di jazz e un pianista jazz e un pianista classico è che il pianista jazz inventa quello che suona, mentre il pianista classico, anche nella condizione massima di espressione, riproduce sempre comunque una musica composta da altri. Quindi io credo che gli strumentisti nel jazz siano più simili a dei compositori più che a degli strumentisti, e infatti sono innamorati, i grandi non sono innamorati solo del loro strumento, ma sono innamorati di tutti gli strumenti. Quindi un pianista ama le voci, ama i sassofoni, ama le trombe, le chitarre, e questo è un concetto molto importante. Quello che voglio dire come consiglio in generale è che noi viviamo in un mondo che spinge molto le persone ad un'ansia di affermazione di se stessi. Questa cosa qua, secondo me, alla fine dei conti è bloccante. Cioè non è una cosa... se uno è ossessionato da riuscire e dal successo, finisce che non riesce per niente. È vero. Io penso, ho sentito una cosa recentemente di Gianni Rodari, grandissimo scrittore per bambini di anni fa, che parlava della felicità legata a quello che faceva, era una domanda che gli facevano, la felicità legata a quello che faceva, no? Quindi alla realizzazione di se stessi, eccetera. E quello che ne ho tratto da questa cosa e la riflessione che ho fatto è che secondo me ogni persona deve essere molto disponibile agli incontri, e quando gli capita di fare una cosa che la vita gli offre, che magari non è per esattamente la cosa, cercare di farla meglio possibile. Esattamente. Cioè, è la vita che ti pone le cose, no? A volte è il caso, o forse non è un caso. È meglio lasciarsi andare alle cose che ti accadono e cercare di farle meglio possibile, piuttosto che essere ossessionati dall'idea del successo e del realizzare una cosa che abbiamo dentro, chissà, un fuoco, ma anche se non ce l'hai il fuoco va bene lo stesso, magari sei bravissimo perché sei capace di entrare in relazione con gli altri e di fare la cosa meglio che ti viene in quel momento, no? Sì, esatto. Senza ossessioni. Eh sì, è vero. Grazie Paolo. Dove porta l'ossessione, Paolo? Dove porta questa ossessione? L'ossessione porta all'azzeramento della creatività. Sì. Chi è ossessionato dopo un po' non suona più per amore, suona per altri motivi. È vero, è verissimo. I social quanto hanno influito poi su questo concetto proprio dell'ossessione? È il concetto della ferma, è il concetto l'idea del successo non è una cosa che va in relazione con la creatività, no? Cioè chi è creativo molto spesso ha successo, fortunatamente, no? E questo va bene, ma non è che la rincorsa al successo ti fa essere più creativo, no. Spesso te la spegne la creatività, ti fa diventare più arido. Sì, è vero. Grazie Paola. Stare attenti, è importante quello che hai detto, perché è bene stare attenti, no? Poi bisogna salvaguardare se stessi, no? Sentire, cioè avere rispetto della propria anima, no? Del fatto di quando ti divertivi da bambino a fare questa cosa, devi continuare a giocare così. Sì, infatti, esattamente. Grazie Paola. Grazie. Victor, please. Tell us about some advices that you wanna give to the
young talents that wanna do your, you know, your job? I can hear you, Victor. That, I was saying that that is such a loaded question. It's a, but basically, I mean, how things happen for me is one way. How it might happen for someone else, obviously, is going to be totally different. But one of the things that I have to say to anyone, and this is something that I've learned myself, that every student has to learn, first of all, to take private lessons, study with a master. Another friend of my father's taught me, he says that, you know, there are 3 points in your life. You know, first, you learn the lesson of the master. Second, you do what the master says. And three, you do whatever you want to do with that. Yeah. So that's when you start discovering yourself. And so one of the things that I always tell students is that they have to learn how to learn how they learn, and then learn what to learn. Because one of the things that happens a lot of times that I see nowadays is that many are distracted. But now I think people are so distracted by YouTube, for example. Yeah. Because they don't have direction, and it's very easy to start looking and checking things. But it's much better if they have a teacher and that who can guide them and say, yeah, this one is good, or do listen to them. And when we have to study the tradition, I mean, I listen to Bach every day to this till now. I listen to Bach and I'm always blown away. You know, it's always demanding things. I listen to Paco de Lucía, you know, everybody, anything that I turn it into was done, studied every single day. You know, when I was in college, I was dedicating, I was very much married to my wife over here, you know. And it was my passion then. It is still my passion, and also I think it's very easy nowadays to be seduced by temporary fashion, and I'm talking about music, for example. When some students say, "Well, I have all these sounds and all this," and I said, "Yes, I know. It sounds very beautiful. It sounds beautiful." And I said, "Unfortunately, if I'm sitting there and I'm listening to this, when I go home, I'm listening to the melody or the groove or something. I'm not remembering the sound itself. You know, that's something that my ears, and yet it is something that we have to work with, because it is another color that we work with. So that's why, you know, you have to balance it out. You know, that's one thing. That's just my opinion, you know. Obviously, I have friends who do drums in general. They do some fantastic things. However, they still have the essence of melody, of harmony, of rhythm. They still have the basic elements, you know. And again, you know, I studied with Sonny Payne by chance. And just from the time that he taught me how to play quarter note, just time, boom, boom. That was like one of my other beginnings, you know. And he says, don't think of the strike, think of what happens in between the strike. Yeah. He says, now you're starting to swing. You know, yeah. It's those kinds of things. Same thing, you know, when you listen to somebody like Paquito or Giovanni, and then you notice that they hear themselves. So every student, when they practice, they have to develop that, what is known as the art of practicing. Really listening to themselves. Yes. To describe, you know, and yeah, I mean, and take the time to do that, but just do it every day. That's probably, and you know, learn to read. Reading is not a talent; it's a skill. Yeah. You know, you need to do that. You know, if you want to get into the big orchestras, perform with the big orchestras. Yeah. You have to do that.
Another example, one time when I was playing with Paquito, we were playing with the World Festival Orchestra, and we were playing in New York. And in the middle, towards the end of the rehearsal, we were doing one of Piazzolla's pieces. I remember the title. Oblivion? Oblivion, maybe? No, it was one of... Tango? Meditango? It was a very fast Adios, piece. Adios, nonino? No, it was a very fast piece. Ah, okay. I'll remember, I'm sorry. Okay. And it was something ridiculous. At the end, somebody was clowning around and they played it a whole step above. At the end of the rehearsal. Really? The rehearsal was the next day. And Paquito said, man, that's amazing. Let's do that tomorrow night. We all went home to study the second a whole step above, and we did it. We're looking at each other and we're going, ah. And that's when we realized, you know, that the level of musicianship. That yes. And it was Riverado. This is the thing. Riverado. Riverado, you know. So the thing is that these are the kinds of things that you say, you know, just like when somebody learns to swing fast or they can play, you know, everybody says, well, why do you play a lot? Why do you do it? It's so that you can make everything else. Yeah. It's like an athlete, you do that. I had the same conversation with, you know, Antonio Sanchez, you know, and I was asking him, I said, when you practice something, why do you do it? He said, so when I play, it's like, and you feel it, and you, and that's why we practice. That's why we practice, is, you know, it's just to maintain our chops. Yes. And it's so very important. So, yeah. Don't get seduced by other things. Anyway, that's... Yeah. Thank you, Victor. My pleasure. You very much. Thank you very much. So, prima di salutarvi, volevo leggervi gli ultimi commenti dei nostri telespettatori. Anna Maria Naso, ciao Anna Maria, da Firenze, dalla provincia di Pisa, da Cascina, che armonia di voci. Poi Massimo Parisi, direttamente da RTL 102.5, che piacere sentire parlare di musica con questo amore. Ciao Massimo! Poi Giulia La Rosa, dalla Sicilia, buonasera maestri. Ciao Cettina, bella conversazione. Poi Luciano Troia, grandissimo pianista messinese, molto bello, brava Cet, grazie Luciano. Saluti da parte di Emilio. Poi Giulia La Rosa che saluta ancora, grazie da Domoroni, Victor Mendoza e Paolo Silvestri, grazie a voi, ringrazio ancora Anna Maria, Gilda Buttà che ci saluta, ciao Gilda, grandissima. Ciao Gilda. Alessandro Galati, altro pianista toscano, grande pianista toscano, che dice ciao a tutti. Allora, io vi ringrazio di questo bellissimo regalo che mi avete fatto, di avere condiviso con me un'ora della vostra giornata. Thank you Victor for being here tonight with us, for having shared with us your story, and for having shared your day, just 1 hour of your day with us. And prima di finire, come sempre, volevo dirvi che volevo, come sempre sapete, vi anticipo gli ospiti della puntata successiva. Oggi è il 19 giugno, se non sbaglio, quindi il 26 giugno ne avremo per tutti i gusti. Allora, parleremo di Funk Off, la storica band capitanata da Dario Cecchini, il grande sassofonista e compositore Dario Cecchini sarà con noi. Poi parleremo di cantautorato, grande cantautorato italiano, e avremo con noi Pigi. E poi, dulcis in fundo, parleremo dei Queen, del musical We Will Rock You, prodotto dagli stessi Queen, e sarà con noi Antonio Torella, bravissimo e grandissimo pianista e dalla voce straordinaria. Quindi la prossima settimana collegatevi tutti, perché ce n'è per tutti: musical, cantautorato e jazz band, funk band con Dario Cecchini, Pigi e Antonio Torella. Io vi ringrazio tanto, grazie Dado, grazie Marco, grazie Victor, vi auguro il meglio, good luck with everything, and mi auguro di rivedervi molto presto. I hope I will see you again really soon, Victor, maybe in Spain or in Boston. Come to Spain.
Paolo, yes. I want to play with you. Paolo, I want to play with you. We will. After this thing is over, then we just definitely we have to all get together. Yeah, of course, of course. Grazie Fiorenza di essere sempre preziosa, di stare con me e di darmi tanta forza, tanta forza. Allora, vi ringrazio tutti. Grazie ancora. Ciao. Ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao Dado, ciao Victor. Ciao. Ciao Fiorenza. Ciao. Ciao Paolo. Ciao Fiorenza. Ciao Gettina. Ciao. Grazie a voi. In differita sul canale YouTube di Fiorenza Gherardi tra qualche giorno, quindi potete rivederla su YouTube o comunque sulla mia pagina resta sempre il video. Grazie a tutti, a venerdì. Grazie. Ciao.